Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletto. Grazie come sempre di seguirmi. È sempre un piacere cercare di rispondere alle vostre domande sull'allenamento. Mi è stata posta questa domanda sul forum del mio sito umbertomiletto.com. Mi avete chiesto se è normale, a seguito di un allenamento con stacchi da terra, stacchi rumeni, squat, avvertire un affaticamento sui lombari. È normalissimo, perché i lombari, ossia tutti quei muscoli nella zona bassa della schiena, lavorano tantissimo durante l'esecuzione di questi movimenti. Ricordatevi sempre che quando eseguite qualsiasi esercizio ci sono i muscoli agonisti del gesto, ossia quei muscoli che intervengono in maniera dinamica durante l'esecuzione del movimento, andando ad agire sulle articolazioni che permettono appunto quel movimento. Vedi nello squat o nello stacco l'articolazione della caviglia, del ginocchio e dell'anca, e poi ci sono dei muscoli che permettono lo stesso il movimento, ma attraverso un loro, diciamo, intervento statico, stabilizzatore di alcuni muscoli per riuscire a finalizzare il movimento che stiamo facendo. Esempio, tutti i muscoli della schiena, delle spalle, nello squat, nello stacco, lavorano in maniera da stabilizzare la posizione e permetterci di sollevare il carico con una postura corretta. Esempio, quando eseguiamo lo squat o lo stacco, la schiena deve essere perfettamente, rimanere in linea, estesa, si inclina, ok, fa questo movimento di inclinazione durante il movimento, ma non si curva mai, perché sappiamo che se si curvasse rischieremo di farci male alle vertebre. Però cosa succede? Quando noi manteniamo questa schiena estesa in questa posizione, riusciamo a far questo perché attiviamo determinati muscoli, soprattutto quei muscoli che corrono lungo la colonna vertebrale e devono lavorare in maniera attiva, contraendosi in maniera isometrica, per riuscire a bloccare quella posizione. Quindi capite bene che anche loro stanno lavorando tantissimo. Se voi mi fate uno stacco con 150 kg, uno squat con 150 kg, non lavorano solo i muscoli delle gambe per sollevare quel carico, lavorano anche in maniera isometrica questi muscoli per tenere la nostra colonna vertebrale nell'atteggiamento corretto per non farci male. Quindi è normale l'indomani di questi allenamenti accusare anche stanchezza su questi muscoli, perché effettivamente anche loro hanno lavorato tantissimo. Quindi è normalissimo, non preoccupatevi. La cosa che dovete preoccupare è mantenere la postura corretta durante questi movimenti. Ma se mantenete la postura corretta, è normale che andate ad avvertire affaticamento su quei muscoli che hanno lavorato, quindi il traino inferiore, ma anche tutti i muscoli della schiena, perché il loro ruolo è fondamentale, fondamentale. Se loro non tengono, voi non riuscite a sollevare il bilanciere. Spero che anche questo contenuto sia stato di vostro gradimento e ci si vede alla prossima. Se avete delle domande, mettetele pure qua sotto o venite sul forum. Ciao ciao!